Coronavirus, nuovo cluster a Pesca e 3 positivi rientrati dal Kosovo. Vivono nel paese ed uno di loro è stato ricoverato in malattie infettive. L'ASREM sta ricostruendo i contatti, attesa per il bollettino di oggi. 2 guariti a San Giuliano e Macchia Godena. Omotrasfobia, mozione contro ogni discriminazione, è stata approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale di Campobasso, che si costituirà parte civile contro ogni discriminazione, condannata all'aggressione al ragazzo di 25 anni a Pescara. San Basso, processione a mare, estratto il peschereccio, sarà il Romeo e Rosalia Papponetti a portare la statua del santo in mare nel giorno della festa del patrono, sorteggio in comune per rispettare le misure anti-Covid. Bielsi Sant'Anna, le immagini dell'edizione del 1990, la sfilata delle traglie, la lavorazione delle trecce, il folklore, i volti della festa di 30 anni fa in un servizio realizzato dalla nostra post-produzione. Edizione delle 14 della domenica del nostro telegiornale, bentrovati. In apertura i dati sulla emergenza coronavirus in Molise, c'è un nuovo cluster dopo quello legato ai venezuelani a Campobasso, come riportato nel bollettino della ASREM del pomeriggio di ieri. Ci sono 3 nuovi positivi, si tratta di persone del Kosovo che vivono a Pesche da tempo e sono rientrate da poco dalla penisola balcanica. Appartengono ad una comunità che da anni vive nel paese alle porte di Isernia, pare della stessa famiglia. Uno di loro è stato costretto a ricovero in malattie infettive al Cardarelli. L'azienda sanitaria si è attivata adesso per ricostruire, come sempre, la catena dei contatti e per l'isolamento. Il sindaco di Pesche, Ido De Vincenzi, ha riferito che le 3 persone sono rientrate dal Kosovo il 12 luglio scorso e ha spiegato si sono subito segnalate al medico di base e sono state isolate in attesa del tampone, poi risultato positivo. I paesi balcanici sono attenzionati molto in questi giorni perché c'è stata una impennata dei contagi e sono stati, ritornando alla giornata di ieri, 143 tamponi processati e ci sono da registrare anche 2 nuove guarigioni, una persona di San Giuliano del Sannio ed una di Macchia Godena. In totale i guariti salgono a 421, gli attualmente positivi invece sono al momento 22. E cambiamo argomento, continua e si rafforza il controllo del territorio durante il periodo estivo. Noi ne abbiamo parlato con il dirigente della squadra volante della Polizia di Campobasso, il commissario Daniele Capone, che ha rilasciato le dichiarazioni al collega Tonino Danese. Sentiamo. Le forze dell'ordine e di polizia controllano il territorio per una capillare attività di contrasto e prevenzione dei reati in questo periodo, guardia alta anche nei centri abitati per prevenire i furti nelle abitazioni. Continua senza sosta la battaglia contro lo spaccio di droga, come sempre impegnati sul territorio i poliziotti della squadra volante a Campobasso. Il nostro principale compito è quello della prevenzione dei reati. Prevenzione dei reati vuol dire presenza e controllo del territorio. Il controllo del territorio si interfaccia attraverso molteplici peculiarità, tra cui quella della presenza costante della pattuglia sul territorio, la presenza anche di pattuglie appiedate che continuamente mettiamo in opera soprattutto nel fine settimana, nei periodi di particolare affluenza della movida cittadina, e che permette innanzitutto di distogliere potenziali malfattori dalla commissione di reati. Accanto a questo c'è poi la repressione attraverso quello più eclatante, quindi con l'arresto e il fermo di autori di reato, di fatti criminosi. Nel periodo estivo resta alta l'allerta con uomini e mezzi, ha detto il dirigente della squadra volante di Campobasso, Daniele Capone. Proprio per il periodo estivo stiamo incrementando le pattuglie sul territorio proprio per prevenire possibili episodi di criminosi, tra cui proprio quelli più allarmanti, che creano più allarme sociale, ovvero i furti in abitazione. Sappiamo che comunque i cittadini, dopo un lungo periodo difficile derivante dall'emergenza sanitaria, vogliono comunque svagarsi anche per pochi giorni, pertanto stiamo potenziando le pattuglie sul territorio, monitorando tutto il concentrico cittadino e quello soprattutto della periferia, atte a prevenire questi episodi delittuosi.
E andiamo adesso a Macchia di Isernia, dove alla zona industriale è stato inaugurato il nuovo svincolo, il servizio di Enzo Di Gaetano. Inaugurato lo svincolo sulla statale 85 per la zona industriale di Macchia di Isernia, un'opera attesa da tempo che faciliterà di molto l'ingresso dei mezzi pesanti nel comprensorio produttivo. L'obiettivo raggiunto è molto importante, l'apertura del nuovo accesso all'area industriale segna un deciso passo in avanti perché risolviamo delle criticità evidenti che sono state anche segnalate da imprenditori artigiani e soprattutto mettiamo in esercizio un'opera pubblica conclusa. E la chiusura dei cantieri è una delle priorità del nostro programma elettorale perché utilizzare risorse per non restituire poi opere alla cittadinanza è quantomeno discutibile. Nonostante la crisi che ha colpito anche la zona industriale di Macchia di Isernia, già nel 2008 e oggi con il Covid, il sindaco si dichiara fiducioso nel futuro. Sì, purtroppo la crisi economica ha avuto ripercussioni forti anche sull'area industriale di Macchia. Qualcosa adesso si sta muovendo, qualche attività è ripartita e abbiamo già richieste per nuovi insediamenti, quindi la disponibilità dell'amministrazione, l'impegno dell'amministrazione è quello di rendere quest'area il più appetibile possibile perché è fondamentale attrarre nuovi investimenti. Uno svincolo che aumenterà anche la sicurezza sulla direttrice di traffico più importante della regione che collega il Molise con Roma e Napoli. La sicurezza è fondamentale sia per i cittadini che per gli utenti della strada. Io ho letto di alcune problematiche di tipo progettuale e realizzativo, ma questo non corrisponde al vero. Semplicemente c'era un percorso da portare a termine che era stato stabilito già inizialmente concordato con ANAS che ha dato tutti i pareri positivi, bastava un po' di impegno per portarlo a conclusione. Probabilmente nel passato recente le priorità erano altre, fortunatamente in questi ultimi mesi lavorando a stretto contatto con ANAS abbiamo risolto le problematiche, le abbiamo superate e diamo ai cittadini, agli utenti del nucleo industriale un nuovo accesso sicuramente più sicuro rispetto al precedente. La cronaca: adesso è stato ritrovato in buone condizioni di salute nei pressi della diga di Capriati al Volturno nella tarda serata di ieri Giovanni Pitisci, questo è il nome dell'uomo di 46 anni di cui non si avevano più notizie da venerdì sera quando i familiari ne hanno denunciato la scomparsa. Sulle sue tracce si sono messi subito i carabinieri, i vigili del fuoco ed anche alcuni amici dell'uomo. Intorno alla mezzanotte di ieri la buona notizia: l'uomo è stato individuato a Capriati, centro del Casertano che dista pochi chilometri da Sesto Campano, è apparso in buone condizioni di salute ma in stato confusionale. Per precauzione è stato accompagnato all'ospedale di Sessa Aurunca per accertamenti. E un medico del 118 ed un anestesista in servizio al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo sono stati iscritti dalla procura di Larino nel registro degli indagati per la morte di Rocco Giamberardino, l'uomo di 72 anni che è stato investito da un SUV, lo ricorderete, mentre attraversava via Corsica a Termoli la sera dell'11 luglio. Il PM che segue il caso vuole approfondire eventuali criticità nelle operazioni di soccorso e nel successivo trasferimento all'ospedale di Pescara, dove l'uomo è deceduto dopo alcuni giorni. Per questo è stata disposta l'autopsia che verrà svolta nella giornata di martedì prossimo 28 luglio. E cambiamo ancora argomento: il Consiglio Comunale di Campobasso ha approvato all'unanimità una mozione contro l'omotransfobia e di sostegno e solidarietà al ragazzo molisano aggredito nello scorso mese di giugno, di 25 anni, il ragazzo che è stato aggredito a Pescara. Il Comune, come stabilito nella mozione, si costituirà parte civile nei procedimenti penali per violenza omofoba. Servizio. La notte fra il 25 e il 26 giugno un ragazzo molisano di 25 anni è stato brutalmente aggredito a Pescara con pugni e calci da un gruppo di 7 persone. La sua grande colpa è quella di passeggiare mano nella mano con il compagno, un ragazzo di 22 anni abruzzese, e di aver tentato di difenderlo. L'ignobile reido omofobo in occasione del Pride Week d'Abruzzo. Il fatto grave e riprovevole è stato mosso da un obiettivo assurdo: punire il giovane molisano per il suo essere omosessuale. Il fatto ha trovato ingresso con
con una mozione proposta dai gruppi consiliari del PD e di sinistra per Campobasso in consiglio comunale. Il provvedimento è stato approvato all'unanimità dalle consigliere e dai consiglieri presenti. 22 sì da parte di tutte le forze politiche di Palazzo San Giorgio. Ciò perché, si legge nella mozione approvata, nello statuto comunale c'è, alla luce dei principi ispiratori, una chiara e netta condanna di ogni forma di discriminazione e di ogni forma di violenza e prevaricazione. Le istituzioni dunque hanno il compito di contrastare le discriminazioni anche attraverso attività di sensibilizzazione della popolazione. In particolare, secondo il Consiglio Comunale di Campobasso, l'omotransfobia è espressione di ignoranza, discriminazione e troppo spesso sfocia in violenza morale e fisica. Per questo il massimo organo istituzionale cittadino esprime solidarietà nei confronti del ragazzo molisano, oggetto di una violenza cieca ed abietta, e di tutti coloro che, per ragioni legate all'orientamento sessuale, continuano ad essere vittime di violenza fisica, verbale e psicologica. Viene inoltre ribadito che Campobasso è città libera da ogni forma di discriminazione, compresa quella legata all'orientamento sessuale. Espressa anche condanna senza appello e scritta in mozione verso qualunque atto di omotransfobia. L'assise impegna il sindaco e la giunta comunale nei confronti della regione e del governo, di concerto con le associazioni, per accelerare la stesura e l'approvazione di una legge in materia. Con il provvedimento si dispone anche che il comune di Campobasso si costituisca parte civile contro le aggressioni omofobe. Sindaco e giunta sono invitate ad aderire alla rete degli enti locali contro le discriminazioni per orientamento sessuale ed identità di genere. Un robot che assiste pazienti e familiari, ma anche all'occorrenza si occupa della sorveglianza negli ambienti ospedalieri, è un promettente progetto sul quale stanno lavorando gli esperti del Neuromed, servizio di Sergio Di Vincenzo. Il progetto, che ha già conquistato la copertina della prestigiosa rivista scientifica Robotics, è destinato a rivoluzionare gli ospedali. L'idea è quella di realizzare un robot completamente autonomo, capace di muoversi in ambienti diversi per guidare e assistere pazienti e visitatori. Al tempo stesso può assicurare anche la sorveglianza all'interno delle strutture sanitarie. A questo progetto sta lavorando il laboratorio di biomeccatronica del Neuromed, in collaborazione con l'Università della Calabria e l'Istituto Politecnico Nazionale di Querétaro in Messico. Con le sue 6 zampe dotate di ruote, il robot potrà percorrere stanze o corridoi, superare ostacoli o salire e scendere le scale. I sensori permettono di avere una visione chiara degli ambienti, mentre il collegamento Wi-Fi gli consente di essere aggiornato e di ricevere costantemente istruzioni. Lo scopo per cui lo stiamo progettando, ha spiegato Daniele Cafolla, responsabile del laboratorio di biomeccatronica dell'Istituto di Ricerca di Pozzilli, è quello di farne una guida per pazienti e visitatori, un assistente paziente preciso che potrà accompagnarli. Ma gli sviluppi andranno anche verso compiti di sorveglianza, con la capacità di monitorare gli ambienti in cui si muove ed eventualmente segnalare problemi tecnici. In futuro, dunque, gli ospedali subiranno profondi cambiamenti. Di questo ne è convinto anche Fabio Sebastiano, consigliere delegato alla ricerca del Neuromed. La stessa pandemia, ha commentato, ci impone un ripensamento costante degli spazi e della loro organizzazione. In questo scenario i robot saranno sempre più protagonisti, affiancando gli esseri umani nel creare un nuovo tipo di fruibilità degli ambienti clinici. Il motto peschereccio Romeo risalì a Papponetti porterà la statua di San Basso in occasione della festa del patrono nella processione a mare, festa del patrono in programma a Termoli il prossimo 3 e 4 agosto. Il tradizionale sorteggio quest'anno si è svolto nella sala consiliare del comune per rispettare le misure anti-Covid. Ce ne parla Manuela Iorio. Sarà il moto peschereccio Romeo e Rosalia Papponetti a portare in processione in mare l'effigie di San Basso. Il suo nome è stato estratto durante il tradizionale sorteggio che si è sempre tenuto in piazza cattedrale e che invece quest'anno si è svolto in sala consiliare. Il sorteggio è stato velocissimo. Alla prima estrazione è venuto fuori il bigliettino Viva San Basso, a cui è seguito come da tradizione il nome del vincitore. A causa delle disposizioni anti-Covid, la barca non potrà avere con sé la statua di San Basso, ma soltanto un'effigie. È la terza volta che il patrono di Termoli sarà sulla barca di Stefano Papponetti. Quando siamo in difficoltà, delle volte che ci abbiamo, ci rivolgiamo sempre a lui, diciamo, è come una figura paterna che ci accompagna tutti i giorni in mezzo al mare. Anche se è un dispiacere non poter portare la statua, però
abbiamo un'immagine, è una cosa che uno la sente nel cuore, ma sarà stato, sarà l'effigie, però diciamo è bello. Sarà una festa patronale diversa, quella di quest'anno, senza le consuete processioni. La tradizionale messa del mattino al mercato del porto alle 6 si terrà in piazza Duomo. C'è una trattativa in corso con la Capitaneria per autorizzare l'uscita anche di altri pescherecci, oltre che di quello che porterà l'effigie del santo, per onorare i caduti in mare. Non potranno ovviamente salire persone a bordo. Sul moto peschereccio di Papponetti saliranno il vescovo Gianfranco De Luca e il sindaco Francesco Roberto. Questa sarà una pagina scritta, una pagina della storia unica, perché purtroppo per la prima volta il nostro santo non lascerà la cattedrale. Faremo una festa sottotono, ma sicuramente ci porteremo dentro il cuore, l'affetto e soprattutto la preghiera che portiamo tutti quanti noi termolesi per San Basso. Sarà una festa di buon auspicio, dai, dobbiamo superare questi momenti difficili, è comprensibile che ci sono delle regole da rispettare, ma questo non vuol dire che non ci prospettiamo in maniera positiva per il futuro. E come da tradizione, ormai nell'ultima domenica del mese si svolge Campobasso in fiera, la manifestazione organizzata da AMRA Commesercenti. Vedete le immagini di questa mattina con le precauzioni, le cautele anche per dettate ovviamente d'imposte dalle prescrizioni anti-Covid. Oggi l'evento lo vedete nella nuova location nel parcheggio dello stadio di Contrada Selva Piana, una scelta quella degli organizzatori anche per consentire di raggiungere più facilmente il luogo della fiera dalla tangenziale di Campobasso. Gli ampi spazi hanno permesso una organizzazione dell'evento nel totale rispetto, e lo avete visto, delle normative di distanziamento sociale e dei controlli del Covid-19. Parliamo adesso di un libro curato dal giornalista Carmine Gazzani e dalla collega Flavia Piccini. Apre nuovi scenari sul caso di Sara Scazzi, la ragazza, ricorderete, uccisa da Vetrana nel 2010. Testimonianze e documenti inediti sollevano più di un dubbio sulle sentenze di condanna, e se ne è parlato durante un incontro ad Isernia. E se il colpevole fosse davvero Michele Misseri? Nel loro libro inchiesta Carmine Gazzani e Flavia Piccini non dicono questo, ma carte alla mano spiegano che nel processo sull'omicidio di Sara Scazzi ci sono tanti buchi neri. Sebbene la sentenza di condanna di Sabrina Misseri e Cosima Serrano sia passata in giudicato, qualcosa non quadra. I due giornalisti si sono addentrati nella selva oscura di questa vicenda che ha tenuto tanta gente incollata davanti alla TV, coprotagonista di uno dei primi processi mediatici della storia. Gazzani e Piccini hanno fatto ricerche d'archivio, ho passato sotto la lente 20.000 pagine di documenti e incontrato tutti i protagonisti di questa storia, ma i dubbi, anziché diradarsi, sono aumentati. Non a caso la vicenda è approdata alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Un passaggio del processo in particolare fa riflettere, ha detto il giornalista originario di Isernia. Racconto sogno del fioraio, e cioè un racconto, appunto quello del fioraio, che parla di aver visto Cosima inseguire Sara Scazzi e riportarla a casa, salvo poi due giorni dopo tornare dagli inquirenti e dire: no, guardate, io ho sempre parlato di un sogno. La cosa interessante è che l'unica persona che parlerà di racconto reale, non di sogno, sarà una testimone derelato, cioè che l'ha sentito una persona che a sua volta l'ha sentito, mentre tutte le altre persone che hanno saputo di questo racconto in presa diretta, cioè direttamente dal fioraio, hanno sempre parlato di sogno. Questo è uno dei grossi punti interrogativi di questo caso, attorno a cui ruota peraltro sicuramente la condanna di Cosima Serrano. Cioè, senza questo episodio, senza questo racconto, Cosima Serrano probabilmente non sarebbe neanche stata condannata. Sara, la ragazza di Avetrana, è stato presentato durante un incontro promosso a Isernia dall'associazione Nata in Ricordo del collega Francesco Casale, un libro che sta riscuotendo grandi consensi dalla critica, anche perché propone documenti esclusivi. Tra questi spicca una lettera inedita di Michele Misseri. Ci ha affidato in esclusiva la sua vita, scrivendoci dal carcere a mano la sua vicenda personale, che inizia in modo tragico quando a 6 anni viene mandato in una masseria
vicino Manduria, quindi sempre nella provincia di Taranto, dove viene trattato come uno schiavo, un vero e proprio schiavo, e viene abusato e riabusato dal massaro. C'è poi il racconto della sua adolescenza, i suoi primi amori, la sua fuga in Germania e ritorno. È una lettera molto toccante in cui si conferma ancora una volta dopo 10 anni l'unico omicida di Sara Scazzi. La Cassa della Salute di Frosolone sarà al centro di un incontro, di una riunione che si terrà domani alle 17 con il presidente della regione Donato Toma. Parteciperanno 8 sindaci di altrettanti paesi della provincia di Isernia e di Campobasso, sono Bagnoli del Trignio, Civitanova del Sannio, Duronia, Frosolone, Macchia Godena, Molise, Sant'Enna e La Sannita, Torella del Sannio. L'incontro fa seguito ad una richiesta di audizione fatta dai primi cittadini preoccupati per il calo dei servizi offerti dal distretto, che ormai da tempo patisce, dicono tra l'altro, della carenza di personale ed in particolar modo di quello infermieristico, oltre che la mancanza di una serie di apparecchiature strumentali per la diagnostica. L'incontro vedrà gli 8 sindaci chiedere al presidente della regione, questo hanno annunciato, la risoluzione delle problematiche legate alla gestione del plesso di Frosolone. E le norme di distanziamento sociale dovute al Covid hanno reso impossibile oggi organizzare la tradizionale sfilata delle traglie e dei carri in onore di Sant'Anna a Iersi. Il programma di oggi ha carattere prettamente religioso, con una messa solenne che c'è stata in mattinata ed altre celebrazioni. Telemolise in segno di testimonianza storica vi propone adesso un filmato con immagini del 1990, filmato che è stato realizzato dalla nostra post-produzione. Vediamo. Thank you.
Dunque, bellissime queste immagini del 1990, subito dopo invece questa edizione del nostro telegiornale, sempre per quanto riguarda la festa di Sant'Anna a Iersi, andrà in onda alle 14.30 un documentario, Sant'Anna e il Giubileo dell'anno 2000, il titolo. Io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per aver seguito come sempre questa edizione del nostro telegiornale e vi auguro una buona proseguzione di domenica.